Buonasera, buona domenica a tutti. Allora, vediamo chi è in diretta con me. Ciao Maria, buonasera! Aspettiamo che si connettano i nostri amici, vediamo se arriva la notifica, perché Facebook fa sempre un po' il monello, voi lo sapete che Facebook ogni tanto... No, è arrivata questa volta la notifica. Vediamo chi è in diretta con me stasera. Allora, vediamo un pochetto. Buonasera, ci siete? Già, ci siete, ci siete. Fatemi vedere un attimo una cosa, no, l'illuminazione pure c'è. Allora, Maria, buonasera. Buonasera. Accendiamo la musichetta. Allora, vediamo se innanzitutto si sente. Io vedo da qui. Vediamo da qui se si sente la musichetta. Allora, sì, la musichetta si sente. E sentiamo anche. Allora, ciao Riccardo, buona domenica. Maria, ciao, si sente. Va bene. Allora, oggi che cosa faremo? Faremo insieme un dolcino veloce veloce a Brest en Brest. Io voglio salutarvi tutti quanti perché siete sempre in tantissimi a seguirmi e anche a vedere voi le mie live in differita. Saluto anche Elio, perdonami che in tutte le dirette ogni volta io devo salutare tantissimi di voi, mai dimentico i nomi, io poi li scrivo, non prendo il foglio. Sono un po' pasticciona su questo. Daniela, Rosa, Maria, Nunzia, Angela, Maria, buonasera a tutti quanti voi. Maria, vi salutiamo! Maria saluta tutti, abbiamo messo un po' di musica, The Summer, The Best Summer, le migliori canzoni dell'estate. Anni 70, 60, eh? Ciao Carmela! Allora faremo un dolcino veloce senza cottura. Vedete che qui già ho tutto pronto. Avvicinatevi, accendiamo la lucetta. Se sentissi respirare con te. Ecco qua, vediamo. Pintare la color latte. Allora, vediamo qui, aspettate che adesso vi giro. Ciao Miki, Giuseppina. Allora, vi faccio vedere che cosa facciamo. Io ovviamente il risultato già ce l'ho pronto, finito, però lo facciamo insieme. Allora, qui ho preparato mezzo litro di acqua e zucchero con tipo 200 grammi di zucchero, mezzo litro di acqua. Con una scorza di limone, la scorza di limone l'ho tolta, altrimenti diventava amarognolo. Antonella, Anna Maria, Giovanna, buonasera. Antonella, anche tu ci sei, eccoti. E poi qui adesso andiamo a metterci il limoncello. Se dovete darle ai bambini, potete prendere il latte e bagnarlo nel latte vaniglia, nel latte caffè, nel latte cacao, però io lo faccio con la bagna al limoncello. Va bene, faremo questa sorta di tortini con la ricotta, goccine di cioccolato. Il bagno è al limoncello. Facciamolo insieme. Lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Si sente malissimo, Maria. Voi mi sentite? Fatemi sentire di qua se si sente. Aspettate. No, io di qua sento. Di qua sento. Forse è la tua connessione, Maria. Ciao, Tonio. Buonasera, Teresa. Può darsi sia la tua connessione, tesoro, perché da qua io la sento bene. C'ho l'altro telefono che vedo la diretta di qua. Si sente, Teresa, che forse è una questione tua, Maria Grazia Zunno. Ciao Angela Lubrano, grazie. Allora, fa la doppia voce. Ah, non lo so, tesoro, non lo so. Vincenzo Mattera, buonasera. Luigi, anche a te. Andiamo? Allora, un quarto di ricotta, io prendo questa quindi in confezione perché è più raffinata. Si sente tutto bene, va bene. Prendiamo anche lo zucchero, aspettate che, ecco, l'avevo dimenticato. Un quarto di ricotta e mettiamo 3 cucchiai di zucchero. Se a voi piace più zuccherato, fate pure, io ne metterò 3. La gente era sopita. Ecco qua. Andiamo a mescolare. La ricotta la potete preparare anche il giorno prima. Ciao Teresa, Angela, Fernando, Giovanna Fisbaldo, buonasera a te. Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Ciao Yvonne. Ecco qua, fatto questo. Che cosa ci andiamo a mettere? Un goccino di rum che prendo e che anche ho dimenticato con una vanillina. Aspettate.
metto mezza fialetta di rum, se non ce l'avete metteteci un liquore che a voi piace, una vanillina. Vediamo chi c'è. Ciao Gianni Massa, Ciro buonasera, Antonella Cresta, vediamo se si connette pure Elio. Se Elio è con noi, con Max, un saluto. Ecco qua, andiamo ad aggiungerci le goccine di cioccolato. Questo qua voi potete anche farlo il giorno prima. Ciao Nietta, Maria, grazie. Voglio dire mare. A sentimento le goccine. Le bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni. Ecco qua, gocce di cioccolato messe. E andiamo a mescolare. Questa cremina qua, ma come profuma, la potete lasciare in frigo e farla il giorno prima, ok? Giovanna, Gisvaldo, i fatti cavatelli, non li ho visti, dopo vedo e ti condivido nelle storie. Da stamattina un po' incasinata, però dopo vedo. Giovanna, grazie, come sempre, presente. Paola, grazie. Allora, come facciamo? Ma rivediamo se continua. Vabbè, se continua, quello va, la musica che continua ad andare avanti da solo. Benissimo. Allora, prendiamo i pilottini, questi qua per i muffin, usa e getta, va bene? Ne verranno tre, con questo quantitativo di ricotta ne verranno tre. Ciao Lori! Ne verranno tre e li mettiamo qua. Allora, prendiamo la pellicola. Io vi faccio vedere come faccio io, ambresse, ambresse. Allora, rivestiamo gli stampini. Filomena, grazie. Allora, facciamo così. Andiamo a foderare. Uno. Li facciamo tutti e tre, eh? Ciao Viola, che prepari? Viola, facciamo dei tortini veloci dolci con crema di ricotta. Ecco perché io vorrei la pelle nera. Ecco qua, secondo sta qui, facciamo quest'altro, ma veramente si fanno in 5 minuti. Io adesso canto, rido, scherzo con voi, però si faranno in 5 minuti, eh? Allora, aspettate che adesso prendo un altro foglio di pellicola e quanti antipatica a togliere la pellicola, non la sopporto proprio, però si deve mettere perché così vengono via, si staccano più facilmente. Antonio, Gilda, Attilio, ecco perché io vorrei, ecco qua, vorrei la pelle nera. Adesso facciamo così. Nella nostra bagna che ho messo sul fuoco, l'ho fatto cuocere, sono rustici, no, sono dolci, tesoro. Allora, mettiamo il limoncello, quindi acqua, zucchero, messo a bollire sul fuoco, ho fatto freddo, e mettiamo il limoncello. Chi è che non mi sente bene? Sì, tesoro, puoi fare con la Philadelphia, con la panna, con crema pasticcera, fai tu insomma, io vi do l'input, poi vedete stesso voi. Limoncello, hai fatto in casa? Quantitativo sceglietelo sempre voi. Vorrei la pelle nera, vorrei la pelle. Aspettate che prendo il cucchiaio, il cucchiaino, se ci stanno, poi ogni volta, eccolo qua. Mescoliamo, Adesso che facciamo? Prendiamo i pavesini. Ciao Teresa, Nietta, condividete la diretta, eh? Allora, vi faccio vedere. Facciamo ambresse, ambresse, bagniamo. Vi faccio vedere. Allora, prendiamo la carta. Bagniamo e foderiamo. Guardate. Che dici, Nietta, iperattiva, eh? Come si dice, Nietta, devi sapere fare tutto, altrimenti buonanotte. Vediamo, vediamo. Bagniamo ancora. Mi raccomando, bagnate, tanto non si
rovinano, eh? Tanto poi vi faccio vedere adesso come le andiamo a ripiegare. Ciao Carla! Ecco qua, mettiamo ancora un altro qui. Ecco qua. Adesso mettiamo, voi mi vedete? Aspettate, ecco qua, passiamo. Sera mi butto, stasera mi butto. Allora, riempiamo. Riempiamo bene bene. Ecco qua. E facciamo in questo modo. Poi ripieghiamo verso l'interno. Tanto sono morbidi, eh? Ecco qua. Ripiegate piano piano. Aspettate. Ecco qua. Non li bagnate troppo, altrimenti non riusciamo a piegarli, eh? Così. E adesso ne prendiamo un altro e chiudiamo in questo modo, vedete? Poi copriamo con la pellicola, ecco qua, e mettiamo in freezer. Fate un fagottino così, pressate un pochetto sopra e mettiamo in freezer. Facciamo gli altri tre, così chi si connette adesso. Ciao Michela. Sì, ti vedo, Daniela, Facebook non fa scrivere bene, ma quella è una questione, non capisco, Facebook è proprio un monellone, sta diventando un monellone questo qua. Camilla, ciao, bella! Ho detto bene, Camilla, sì. Angela, Angelica, Lubrano la Madera, ci sei anche tu. Fatemi salutare, altrimenti Cinzia Cristina, ci sei, perché altrimenti poi dopo qualcuno mi scrive, ma non mi saluti mai, avete ragione. Quelle scorrono talmente veloci i commenti, che a volte... non riesco neppure io a scrivere, a commentarvi, a leggervi. Imbusto. Allora, bagniamo questi altri qua. Faccio vedere che è facilissimo. Fateli perché sono facili, facili, facili. E qui potete metterci quello che volete. La ricotta, dicevo, crema al cioccolato, la crema pasticcera, la panna, la Philadelphia. Fate voi. Allora, una volta che li piegate un pochetto verso l'interno, vi faccio vedere, ne mettiamo un altro qui e andiamo a chiudere. Ecco qua il ballo di Simone. Mario, poco poco, alzati un punto. Adesso mi divertirò un po' con te. Ciao Maurizio. Maria, fatto questo, ne facciamo un altro e basta. Quelli sono tre frecce. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Che belle queste canzoni. Ma chi è che non piacciono? Ciao Maria Faldetta, Antonella Consalvo. Bella, ti sei collegata adesso, grazie. Un semifreddo, brava Cinzia. Difficile. Altra ricotta, ecco qua, e chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo bene bene. Questo è venuto un po' più cicciotto e se lo mangia mio marito, a lui la crema ricotta piace. Ciao Vera, Vera Feras, Nietta, Nietta, a me saluti sempre, certo tesoro, io vorrei sempre salutare a tutti quanti, ma a volte capita che non riesco a vedervi in tempo, capito? E non lo faccio per cattiveria. Ah, grazie Maurizio. Allora prendiamo quest'altro e qui chiudiamo. Adesso vi faccio vedere il risultato finale. Chiudiamo bene bene. Allora aspettate che adesso li crupiamo. E uno e due, questo è un po' più cicciotto e non ci interessa. Chiudiamo bene bene. Ecco qua, fatto, a posto. Sorriderò se non a te. Ciao Marcello. A chi? Ecco qua, questi vanno in freezer. Prendiamo quelli buoni buoni già fatti. Aspettate, ciao Patrizia. Un bacione a Mario, a tutti quanti voi. Lo sai. Aspettate che prendo quelli già pronti, eh? Male, lasciandomi solo. Ecco qua. Ma non importa,
io ti aspetterò più di un'ora senza te. Come posso stare una vita senza te? Ai cacira, eccoti Filomena! Questo qua l'ho messo nel freezer, l'ho uscito un'oretta fa. E adesso facciamo... Da tanto Ciro, ma guarda un po', da tanto che non ci vediamo. Fisu, ci sei anche tu. Antonella, sono morti i pesciolini. Ci proviamo? Proviamoci, eh? Io vado. Come sono carini! Sei rimasta sola. Guardate quanto è bello. Piangi e non ricordi nulla. Scende una lacrima sul tuo bel viso. Lentamente. Non li vedo, Antonella, sono morti i pesciolini. Che cosa non vedi, pesciolino quei? Eh sì. Non ho l'età per amarti, non ho l'età. Eccoli qua, Molinci, usciamo, guardate come sono belli. Ma complimenti a me, non mi aspettavano che venivano così. Guardate, belli. Aspettate che facciamo la foto. È vero, mi faccio i complimenti io solo, però sono belli. È la canzone che piaceva alla tua mamma, anche alla mia. Le metto sempre, le ascolto ben volentieri. Allora faccio un attimo la foto, eh. Na 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 na. E adesso le andiamo a inciuciare, come dico io. Fiori bianchi per te che te ne vai. Che bello, per te bello. Bianchi per te. Questa si canta ai matrimoni però. La ciliegina rossa si può fare, però io ci metto il cacao sopra. Dai, mettiamoci il cacao. Facciamo, aspettate. Tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per me pace non c'è al mondo. Riderà, tu farla ridere perché... Mettiamoci il cacao, va! Riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. Andiamo! Mamma, che belli! Bellissimi, guardate! Oh, ma sono veramente belli. Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Condividi, certo, tesoro, Antonella, condividete la diretta. E certo, la diretta è libera, aperta a tutti, fate quello che volete. Belle parole però, no brutte, non mi riempite di parole. Guardate. Sale. Mo faccio una foto e poi ve ne apro un pezzetto, dobbiamo aprire perché dobbiamo vedere i risultati. Condividete la diretta. Oh, questi fateli perché sono veloci, economici, e quello che avete con creme e cose le fate ambresse ambresse. Dove il mondo è diverso, diverso da qui. Che belli. Bellissimo. So non pensarti. Grazie, Antonè.
sono le canzoni, queste canzoni qua che ci riportano un po' indietro nel tempo. Sei a dieta pure io, Teresa. Ciao Nicolina! Vediamo. La notte. Io ne faccio sempre in più perché o sono tremanti, o sono sfogate, o sono brutte. Allora, poi tra le tante che faccio ne acchiappo una buona. Brava Paola, falle, e mi raccomando le foto, mandatemi le foto. Aspettate, fatemi fare questa. Boh, l'apriamo. E apriamo. Prendo una forchettina. Che muoio per lei, nah. La tratterò male e mi amerà. Bellissima, guardate! Tra la canzone, un sorriso, una chiacchiera, un saluto, perché questa è la live. Vi abbraccio tutti, guardate! E abbiamo fatto anche un ottimo dessert, eh? Guardate. Che meraviglia! Oh, ma bello veramente! Bellissimo! Mi raccomando, fate anche voi questo dolcino perché è troppo bello, è troppo buono, è facile, economico, perché all'interno potete metterci qualsiasi cosa. E poi potete anche decorare con la ciliegina. Ciao Cindy! Ciliegina, come si può dire la ciliegina sulla torta? Ci potete mettere, ciao Giovanna Torretta, grazie! Ci potete mettere fiorellini, corallini, Smarties se per i bambini, magari farci dall'interno con una crema al Nutella. Ecco, potrebbero essere dei tortini per i bambini, eh? E allora guardate, abbronzatissima, a due passi dal mare. Guardate, sono troppo belli, sono soddisfatti, stasera è un dolcino spettacolare, bello bello. Questi qua io li vado a congelare. Cissime, un profumo di salsedine. Questi qua, sono tre, li andiamo a congelare, poi li prenderò quando, insomma, li devo consumare. Adesso ho questi qua, consumiamo questi, poi magari gli altri li potete tenere in frigo. Grazie Vincenzo, ciao Ilaria, Enza, Guido, Marica, li potete poi consumare quando volete. Uscitemi sempre un'oretta, due orette prima, metteteli in frigo e consumate. Bronzatissima, ciao Cristina, Maria, salutiamo. Ciao. Io vi abbraccio tutti, ci vediamo giovedì per una lecinettina ambres veloce veloce. E domani, se avete visto nelle storie, vi posterò anche la ricetta dei panini di sfoglia cotti in friggitrice ad aria. Ma veramente li ho preparati in 5 minuti. Che dite? Anche Paola, ottimo, con la crema amarena e magari metterci la ciliegina. Patrizia, grazie. Antonella, Teresa, Giovanna, un abbraccio a tutti. Ciao Elio, dopo non dire che ti ho salutato, ti ho nominato quasi tutta la serata, eh? Vi abbraccio tutti, ma tutti, grazie e sorridete sempre. Qualsiasi cosa accada, sempre. Un abbraccio a tutti, ciao tesorucci!